Dopo il caso di Chiara Ferragni, l'organo di controllo delle comunicazioni in Italia, chiamato Garante delle Comunicazioni, ovvero l'AGCOM, ha deciso di introdurre delle nuove regole. Queste regole sono state pensate per assicurarsi che gli influencer, ovvero quelle persone che hanno moltissimi seguaci sui social media, seguano le leggi esistenti sui media audiovisivi. Questo argomento era già in discussione da un bel po' di tempo. Per chi non lo sapesse, la AGCOM è un'agenzia indipendente che regola e supervisiona il settore delle comunicazioni elettroniche, dei media e dell'editoria. È stata istituita nel 1997 come organo di vigilanza e regolamentazione con l'obiettivo di garantire la concorrenza e tutelare gli interessi dei consumatori nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e dell'editoria. Per conseguire il suo obiettivo, la AGCOM ha il potere di proporre al governo interventi normativi che sono appositi, emettere regolamenti in materia e adottare provvedimenti anche di carattere sanzionatorio, che sono volti a evitare la creazione di posizioni dominanti o comunque vietate. In forza di questi poteri, l'agenzia ha pertanto ritenuto opportuno predisporre delle nuove regole che coinvolgano la categoria degli influencer, ma anche degli youtuber, dei tiktoker e chi più ne ha, più ne metta. Le nuove regole sono più dure per gli influencer che hanno almeno 1 milione di seguaci e che pubblicano più di 24 post in un anno. Se non rispettano queste regole, possono essere multati fino a 600.000 euro, soprattutto se ciò che pubblicano può danneggiare i più giovani. Una delle novità più importanti è che quando un influencer mostra un prodotto in un post, deve chiaramente indicare che si tratta di pubblicità. Deve essere fatto in modo che tutti possano capirlo immediatamente. Queste regole non sono solo restrizioni, ma sono viste come principi di trasparenza, rispetto e buonsenso, come ha scritto Massimiliano Capitanio, che è un membro del Garante delle Comunicazioni, su LinkedIn. L'idea è di collaborare con gli stessi influencer per fare del bene a tutti, soprattutto ai giovani che usano i social media in modo positivo e creativo. Le nuove linee guida sono il risultato di un dibattito pubblico iniziato lo scorso luglio, prima che scoppiasse il caso Ferragni. Questo caso ha reso ancor più chiaro che servono delle regole ben precise in un settore che in Italia muove quasi, pensate, 350 milioni di euro l'anno, sono dati del 2023, e 250 miliardi di dollari nel mondo. Secondo una stima di Goldman Sachs, questa cifra arriverà ben a 480 miliardi nel 2027. Parlando quindi del caso Ferragni-Balocco, Capitanio ha detto a RaiNews.it che i messaggi diffusi su internet spesso non sono veritieri e quindi è importante che chi li diffonde rispetti le regole della trasparenza. Secondo lui, sono necessarie sia sanzioni che più educazione digitale. Ma diciamo qualcosa in più. Come abbiamo detto e sicuramente già sapete, gli influencer sono persone che creano e condividono contenuti video o audio sui social media e che hanno un grandissimo seguito. Le nuove linee guida stabilite appunto dal Garante delle Comunicazioni in Italia si applicano proprio a questi influencer e, come abbiamo già detto, soprattutto a quelli che hanno almeno 1 milione di follower sui vari social media, pubblicano, l'abbiamo già detto, almeno 24 contenuti in un anno, ma aggiungiamo una cosa in più, hanno un tasso di coinvolgimento medio, chiamato engagement rate, pari o superiore al 2%. Questo significa che almeno il 2% dei loro contenuti riceve reazioni come commenti o mi piace dagli utenti. Una delle principali novità è che gli influencer, proprio come i giornali, le radio o le televisioni, sono considerati editori di un servizio pubblico. Questo significa che devono rispettare gli interessi e i valori della comunità e i principi fondamentali del testo unico sui media audiovisivi, che includono il pluralismo, il rispetto del diritto d'autore, della privacy e della dignità delle persone, specialmente nei confronti dei minori. Se non rispettano queste regole, possono essere chiamati e costretti a rimuovere o modificare i loro contenuti. Quindi, quando gli influencer includono prodotti nei loro contenuti, devono chiaramente indicare che si tratta di pubblicità. Il Garante delle Comunicazioni vuole anche adottare un codice di condotta proprio per gli influencer, che includerà regole su trasparenza e riconoscibilità.
Per scrivere queste regole verrà creato un gruppo di lavoro con la partecipazione non soltanto degli influencer stessi, ma anche di intermediari tra loro e le aziende. L'idea è quella di ascoltare le esigenze di questi soggetti e guidarli verso il rispetto delle regole, seguendo le buone pratiche del settore. Prima di procedere alla promulgazione delle linee guida, la G-Com ha pertanto avviato una fase di consultazione pubblica. Tutti i soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni, ovviamente ben motivate e documentate, all'agenzia, la quale all'esito di questa fase appunto di concertazione adotterà quelle che sono le proprie linee guida. A tal proposito vi lasciamo qui sotto il link alla pagina della G-Com dove potrete trovare il contenuto della delibera e i relativi allegati. Al prossimo Focus!